Bene, top driver, veniamo alla fase di trazione. Anche qui sono diffusi problemi riguardo appunto all'accelerazione in uscita di curva. Molti piloti lamentano del sovrasterzo eccessivo, quindi le classiche sbinnate, quando provano a passare da un aiuto di trazione completa a medio, oppure da trazione media a elite, quindi senza nessun tipo di aiuto. Anche qui il mio consiglio è quello di insistere, quindi di continuare lungo questa strada, quindi quella di arrivare un giorno a togliere tutti gli aiuti. Questo perché anche il controllo di trazione ti fa andare pianissimo, sia che lo metti a completo dove proprio taglia ti fa perdere secondi, ma anche a medio c'è una differenza notevole. Questo perché il controllo di trazione, al fine di evitare il pattinamento delle ruote, va a tagliare potenza, a tagliare coppia, di conseguenza l'accelerazione massima assoluta sarà minore a parità di condizioni, quindi un pilota sensibile che riesce ad usare il gas e non utilizza il controllo di trazione riuscirà a dare una percentuale di gas maggiore e quindi avere una migliore trazione e una migliore accelerazione. Ecco perché a volte magari vedi piloti che vanno più veloci di te e non sai come, quindi è una vettura che è castrata e quindi il lap time ne risente, sono tutti decimi che vai a lasciare per strada. Capiamo adesso perché ti giri in uscita di curva e come puoi fare per risolvere questo problema. Quindi i testacoda più frequenti avvengono dove c'è più difficoltà di trazione, dove le accelerazioni sono più difficili. Tipicamente questo avviene nelle curve lente. Prova a pensare magari alla variante 1 a Monza o all'ultima chicane in Spagna, quindi tutte curve lente, magari la seconda, terza marcia, dove quindi ci sono determinate condizioni che aumentano la difficoltà di trazione. La causa principale, la causa numero uno, è che sei troppo violento nell'erogazione del gas, quindi superi il punto di trazione, unito a una seconda causa, quindi magari dai troppo angolo volante, ok? E questo ti porta appunto a fare un sovrasterzo, a sbinnare la vettura in uscita di curva. Quindi si tratta di due concetti semplici ma molto difficili da applicare: avere la giusta percentuale di erogazione sul gas e il giusto grado di rotazione del volante in uscita di curva. Quindi ricordati, come superi il punto di corda, da lì in poi devi andare a riallineare il volante e spingere il posteriore della vettura tramite il gas. Quindi la vettura deve ruotare tramite il gas, è una trazione posteriore, quindi se aspetti con tanto angolo volante non girerà mai. Quindi questa è una problematica comune, si insiste tanto nell'anteriore, si insiste tanto nel dare angolo volante senza invece far ruotare il posteriore col gas, senza utilizzare la coppia del motore per spingere la vettura appunto in uscita di curva. Cosa puoi fare per non girarti ad ogni curva? Allora, la prima cosa è identificare quello che io chiamo il punto di trazione.